ricetta che diamo oggi è una ricetta che si chiama, siamo così dolci, intanto perché è un dolce e poi perché si chiama torta paradiso all'arancia. Allora, 300 g di farina, 6 uova, 300 g di zucchero semolato extrafine, una bustina di lievito vanigliato per dolci, una scorza di limone, poi 500 g di panna montata zuccherata, 1 chilo di arance, marsala all'uovo QB e poi un confì all'arancia QB. Allora, noi prima di non rompere la teglia, noi prima di tutto dobbiamo preparare un pan di Spagna che Andy sa fare benissimo. E poi dobbiamo pelare a vivo le arance. Allora, mentre io monto i tuorli, tu fai i bianchi, capito? Sei bianchi? Sei tuorli e sei bianchi per fare il pan di Spagna. Faccio il preriscaldamento. Sì, non in faccia a me però il preriscaldamento. Nei tuorli mettete lo zucchero, mentre montate a neve l'albume. Ecco qua, puoi andare perché se non si sente più niente. Sì, ma siccome c'è un po' di rosso non si monta. Oh! Che bella vocale. Oh! Poi nel pan di Spagna ci mettete un po' di succo d'arancia, pochissimo, cioè dopo aver girato l'uovo. E poi subito dopo la farina, naturalmente passata al setaccio, con il lievito. Puoi andare. Non ci si crede veramente, non ci si crede. Ecco qua. Un altro fuoco perché è veramente pazzesco. Quando avete mischiato tutto, aggiungete i bianchi e mischiate delicatamente tutto il composto. Da sotto a sopra sempre. Mi serve solo un'arancia pelata a vivo. Ecco qua. Allora, poi prendete una teglia, la imburrate, poi ci mettete un po' di farina, la spargete, ecco qua, poi versate dentro tutta quanta la meravigliosa torta che avete composto. Ecco qua, Andy, vuoi mettere quella torta, vuoi leccare tu, metti la torta nel forno e prendi quella lì che è già fatta, perché così proseguiamo il dolce. Perfetto! In una padellina mettete un po' di burro, pochissimo, a liquefare, poi ci mettete un po' di succo d'arancia. No, mi serve anche l'altra metà, Andy. Subito, signora. Grazie. L'ho premuto. Quante ne devo premere? Eccoci qua. Signora. E lo fate andare a fuoco. Basta, non me ne serve più. E lo fate andare a fuoco. Allora, tagliate il pan di Spagna in tre porzioni, cioè in tre fette. Ecco qua, questa è una. Ecco, questo basta è tagliato, così? Basta così. Okay. No, basta, bene così. Oh, poi per dargli una forma usiamo questo, se ne avete un altro, meglio ancora, di un altro, ecco qua. Metti giù. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, qui ci mettiamo un goccio di liquore al mandarino e facciamo ancora bollire. Rivoltiamo questo pan di Spagna e ne prendiamo una bella fettina, quella che stava sotto, no? Poi ci aggiungiamo un po' di bagna. Lo bagniamo con un po' di bagna, con questo liquore delizioso. Poi devi tagliare l'arancia a fettine sottilissime. Poi sopra ci mettiamo un po' di panna montata. Eccoci qua. Mi raccomando, a fettine sottili, e le disponete tutte quante sul... Ecco qua. Finisco di comporre questa torta paradiso. Ho messo sui vari strati di pan di Spagna, ho messo questo confit d'arancia, poi ci ho appoggiato le fette di arancia, ci mettete ancora un po' di bagna, poi ci poggiate su ancora la panna, ecco,
vedi che viene a forma di fiorellino. Poi dopo io ci giro. Mettete tante piccole fettine di arancia, una la mettete quando al centro qua, facevo... e così la componete tutta quanta così con le fettine sottili e viene veramente, vi assicuro, una cosa straordinaria. Allora, la torta paradiso è fatta.